Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con il tanto atteso Q&A dedicato interamente a Watch Dogs Legion. Come vi ho anticipato nel video dedicato, ho avuto modo di provare il prodotto per circa 3 ore durante un'anteprima e devo dire che tante sono le cose da dire e tante sono le cose che spero di chiarirvi nel corso di questo Q&A fatto con le vostre domande che sono arrivate attraverso Instagram, per cui se volete partecipare a prossimi Q&A assicuratevi di seguire le stories del mio profilo che trovate come sempre in descrizione. Detto ciò, addentriamoci nel vivo di queste domande, cominciando con quella di Anto Lebon che chiede come è strutturato il fatto di poter controllare tutti i personaggi del gioco. In maniera molto semplice, come avrete notato magari dai video che vi ho, dagli spezzoni che vi ho portato nel video anteprima, in sostanza si può puntare chiunque. Il gioco ci permette di profilare qualsiasi personaggio del gioco, di osservarlo e di avvicinarci a lui per dirgli: ehi, vuoi entrare in DedSec? A quel punto si attiverà una missione di reclutamento che varierà da personaggio a personaggio e che ci porterà a dover compiere determinati obiettivi. Una volta completati, la persona in questione sarà reclutabile e utilizzabile liberamente in qualsiasi momento, perché questa dinamica è la più interessante, secondo me, del gioco, ovvero la possibilità di passare da un personaggio già reclutato a un altro già reclutato in qualsiasi momento, semplicemente accedendo al menu e scegliendolo dalla lista di quelli attivi. Dunque, Luca Inno chiede: è cambiato effettivamente molto dal 2? Perché non mi trovavo bene con lo stile di gioco in generale. Allora, a me il 2 non è piaciuto. Io ho adorato il primo Watch Dogs, il 2 non mi è piaciuto per impostazione in generale. E con Legion mi sono ricreduto perché, pur avendo un'impostazione di gameplay tipica di Watch Dogs e molto vicina a quella di Watch Dogs 2, è molto più elaborata, molto più strutturata e molto più appagante da giocare. Per cui assolutamente mi sono trovato di fronte a un prodotto più completo, più godibile, più appassionante, per quanto abbia provato chiaramente solamente 3 ore. Quindi il mio parere è ovviamente limitato a quello che ho potuto giocare. Andrea Cede le chiede: le attività secondarie sono varie o tipiche alla Ubisoft? Allora, in quelle 3 ore ho avuto modo di vedere la presenza di diverse attività primarie, di diverse attività secondarie e in questo la presenza di missioni di reclutamento accresce ulteriormente la varietà e soprattutto di tantissimi minigiochi tipo le freccette che se ci si beve un bicchiere prima sono particolarmente entusiasmanti e addirittura i palleggi a calcio. Ma al di là di questo, ciò che rende intrigante l'esperienza è che ogni missione varia di ritmo e struttura in base al personaggio che si sceglie. Perché, come vi dicevo nell'anteprima, se io prendo un poliziotto potrò passare attraverso i blocchi della polizia o comunque le zone protette con più facilità. E lo stesso vale per un operaio che si vuole infiltrare in una zona ricca di cantieri, passa inosservato. Il fatto di scegliere personaggi diversi da quelli predisposti per avere vita facile rende l'esperienza molto diversa e può portare a conseguenze non sempre prevedibili. Ricky chiede: a primo impatto, meglio di Watch Dogs 2? Assolutamente sì. Io Watch Dogs 2 l'ho trovato un prodotto molto forzatamente giovanile senza esserlo, e mentre Legion mi è sembrato un prodotto molto più a fuoco, sia nella scrittura che sembra molto più adulta in generale, sia per quanto riguarda la struttura stessa che sembra un po' meno yo, facciamo casino, ma molto più in linea con il contesto futuristico che hanno voluto creare. Futuristico, ma estremamente attuale dal punto di vista sociale. Riccardo Menicacci chiede: perché c'è un maiale in copertina? Perché è una maschera. Nei momenti in cui i membri della nostra organizzazione si trovano a dover compiere delle azioni considerate non legali, si mettono una maschera e fra queste c'è anche quella del maiale. Poi c'è Takar. No, purtroppo non c'è. Quanti personaggi posso utilizzare? Chiede Pavelito24. Quanti ne vuoi? Il bello di Watch Dogs Legion è proprio questo, il fatto di poter interpretare chi vuoi, quando vuoi e come vuoi. Ed è la cosa che mi ha colpito di più. Farai una serie sul canale? Dipenderà da voi. Dipenderà da voi. Se la vorrete, perché no? Ma sicuramente ci sarà modo di fare diversi approfondimenti anche sull'altra piattaforma. Che veicoli ci sono? L'IA dei nemici è buona. Varietà tra le abilità in generale, chiede Francisco Lucarini.
Dunque, i veicoli ce ne sono parecchi e vanno dai double decker ai classici taxi londinesi, con pilota automatico a moto, c'è un po' di tutto, buona varietà. L'IA per ora mi è sembrata non particolarmente esaltante, ma neanche pessima. La classica IA che se ti vede ti carica, ma senza tutta quella strategia che magari uno potrebbe volere. Paolo Dello 21 chiede: il gameplay rispetto ai vecchi Watch Dogs è cambiato? Se sì, in meglio o in peggio? Assolutamente in meglio. L'ho trovato molto più curato, molto più ottimizzato nelle dinamiche, molto più godibile. Lo testimonia anche il fatto che i combattimenti corpo a corpo hanno quel taglio un po' più cinematografico e meno dozzinale, che rende il combattimento corpo a corpo più appagante. In questo ci tengo a sottolineare, colgo l'occasione, che determinati personaggi hanno delle abilità particolari nel corpo a corpo, così altri li hanno negli scontri a fuoco magari, ma avere un personaggio con delle abilità particolari nel corpo a corpo e fare un combattimento corpo a corpo è particolarmente esaltante, specialmente se beccate un vecchio picchiatore che frequenta i pub. In quel caso è uno spettacolo vero. Da quello che hai visto, ti aspetti molto dal gioco? Chiede Gabriele Alvino. Sì, perché secondo me Watch Dogs 2 è stato un po' un mezzo passo falso, e qui sembra che abbiano compreso gli errori e che abbiano posto rimedio per creare un'esperienza veramente completa e appagante, per cui ci punto tantissimo. Qui tante domande sul secondo capitolo, il confronto, ma diciamo che vi ho già risposto. Quando esce? Il 29 ottobre, ragazzi, e ci tengo a, insomma, colgo l'occasione per segnalarvi che se lo comprate su PS4 o Xbox One avrete l'upgrade gratuito su PS5 o Xbox Series X. Chiaramente il passaggio c'è solamente fra console della stessa famiglia, PS4 con PS5, Xbox One con Series X. Quanto pesa in termini di gigabyte? Chiede Giulio Voli. Non lo so ancora, ragazzi, perché io l'ho provato in parsec il gioco, cioè attraverso uno streaming, diciamo così, per cui non l'ho avuto fisicamente sul mio PC, ma l'ho giocato in streaming con una tecnologia fighissima, tra l'altro, che non ha avuto il minimo delay o il minimo ritardo nei comandi. Il futuro è meraviglioso, ragazzi. Chissà che cosa diventeranno i press tour nell'arco di 20 anni. L'idea di cambiare sempre protagonista è stata una buona pensata? Chiede Gesco97. Allora, in linea di massima, io vi dico, vi racconto un po'. Sulla carta pensavo che fosse una boiata. Lo dico senza grande paura di essere giudicato, nel senso, ero convinto che fosse una boiata, con grande sincerità, perché la mancanza di un personaggio ben inquadrato, come magari era Aiden del primo Watch Dogs, mi preoccupava. In realtà si è rivelata una cosa molto carina, sia perché ogni personaggio è inserito nelle cutscene in maniera diversa. Cioè, se io faccio una missione con la vecchia, i personaggi si relazioneranno con l'anziana signora in maniera diversa da come si relazionerebbero con un poliziotto o con un graffitaro, insomma. Quindi questa è una cosa molto carina che aumenta tantissimo anche la rigiocabilità dell'esperienza, una delle cose che mi hanno colpito di più e che mi portano a dire: in realtà è una bella pensata il fatto di aver reso così varia l'esperienza, perché non ti limita la rigiocabilità, ecco, perché concretamente puoi vivere un altro gioco con altri personaggi. E del 2 ho odiato l'animo giovane, dice Edoardo Insta, che adornava il tutto, come l'atmosfera qui molto meno giovane, ed è la cosa che anch'io ho odiato del secondo Watch Dogs. Quindi per ora, a giudicare da quelle 3 ore, sembra che l'approccio molto fintamente giovane sia stato abbandonato e ne sono felicissimo. Poi, la cosa che ti ha colpito di più qual è stata? I personaggi sono ben caratterizzati o sono piatti? Chiede Francesco Miscia. Allora, la cosa che mi ha colpito di più è la credibilità del cambio di personaggio, cioè il fatto che cambiando personaggio cambi effettivamente il contesto che circonda le missioni. Quella è la cosa che mi è piaciuta di più. I personaggi sono ben caratterizzati, sì, non ho apprezzato particolarmente i modelli dei personaggi, che non hanno mostrato una particolare evoluzione magari rispetto ai precedenti capitoli della serie. Cioè tecnicamente sembra un pochino ancora indietro, però magari riguarda la build ancora preliminare.
C'è varietà di personaggi? Assolutamente sì, chiede l'innominabile 3. Allora, da quel che ho visto, ma non vorrei che fosse dipeso anche dalla build appunto ancora non definitiva, alcuni modelli di personaggi si ripetono, ma le abilità no. Cioè ogni personaggio ha delle skill, un passato, un lavoro, delle abilità e dei limiti che differiscono completamente da quelli di qualsiasi altro personaggio. Per cui pur incontrando magari due anziane, faccio un esempio, una avrà una capacità rispetto all'altra. Io ne ho beccata una col tirapugni elettrico, che non è proprio la cosa più comune del mondo. Sta vecchia, lenta, 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 che però ti dava delle stecche di destro che facevano invidia a Mike Tyson. Ecco, quella è una cosa particolarmente carina, perché appunto rende tutto imprevedibile, no? Quindi potresti anche dover dire, ok, devo fare sta missione particolarmente complessa, non ho un personaggio che si adatta fra quelli al momento reclutati, vado in giro per la città e ne cerco uno che rispecchi i miei gusti. Si può fare, ed è la parte più bella del gioco, secondo me. La storia è collegata in qualche modo ai precedenti capitoli, chiede Mattexgram. No, nel senso che potete giocarla serenamente senza aver mai toccato Watch Dogs. Ma se volete un consiglio, il primo Watch Dogs recuperatevelo, sia perché è un grandissimo e bellissimo prodotto, sia perché vi introduce un po' a quelle dinamiche che incontrerete in Watch Dogs Legion. Dunque, qualità del doppiaggio. Allora, chiede Lanerio, da ragazzo che è cresciuto in Inghilterra e specificatamente in quel di Londra, vi dico, il doppiaggio inglese è perfetto, una figata di proporzioni bibliche, perché l'accento tipico e a volte ipermarcato di Londra si sente e accresce la credibilità dell'esperienza in maniera straordinaria. Non so giudicare l'italiano perché non l'ho provato, ma in generale mi sentirei di consigliare di giocare il gioco in inglese qualora fosse possibile, perché ne guadagna tantissimo tutto, proprio perché è un gioco ambientato in Inghilterra con personaggi che ricalcano il profilo del tipico britannico in tante occasioni, ed è bello giocarseli col doppiaggio che li richiama in senso assoluto. Dunque, per quello che hai provato, cosa ti è rimasto più impresso? Chiede il mio amico Marco. Ma in generale il contesto, cioè Londra è fatta veramente bene. Si respira un'aria estremamente moderna, ma non per questo distante dalla realtà oggettiva e reale di Londra che tutti conosciamo. Per cui chiunque abbia vissuto Londra, l'abbia potuta vedere anche solamente da turista o quel che è, ritroverà la Londra che conosce, ma adattata in maniera estremamente credibile a un ipotetico futuro. Per cui ho apprezzato tantissimo questo aspetto nella direzione artistica, che ho trovato veramente ben fatto. Dunque, è in stile Watch Dogs? Sì, è comunque molto familiare, per rispondere alla domanda di Riclucarelli. Nel senso, se avete giocato ai precedenti Watch Dogs vi troverete molto a casa. Non è un gioco che vi destabilizza, sta cosa non me l'aspettavo, non ci sono abituato. È Watch Dogs, ragazzi, è Watch Dogs. Dunque, io sono indeciso se comprare Valhalla o questo. Tu cosa mi consigli? Chiede X Leandri. Allora, è indubbio che la scelta di Ubisoft di lanciare nell'arco di pochi mesi Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6, sono comunque open world tutti e tre, sia una scelta controversa per certi versi. La cosa bella, da quel che ho potuto vedere, pur non avendolo giocato Valhalla, questo che sia chiaro, ma confrontandomi con chi lo ha giocato, è che sono prodotti molto diversi, per cui giocare ad uno non esclude l'altro. A livello proprio di impatto, di impostazione, sono prodotti diversi. In Watch Dogs tu vivi nella resistenza e quindi vivi molta azione. In Valhalla si combatte tanto, ma un fulcro dell'esperienza è anche la progressione del proprio insediamento, per cui c'è un senso di progressione diverso rispetto a quello che si respira in Legion. Sono due prodotti diversi, con obiettivi diversi, con finalità diverse, ma credo che avranno entrambi una buonissima qualità, per cui io personalmente consiglierei di prendere quello che più si sposa con i propri gusti. Vi piace il futurismo? Buttatevi su Watch Dogs. Vi piace la cosa un po' più mitologica, un po' più antica? Andate su Valhalla, ma
secondo me varrà la pena di giocarli entrambi. A occhio, Watch Dogs per quello che ho giocato, Valhalla per quello che ho visto, mi incuriosiscono parecchio entrambi. Il Pappo chiede: il sistema di hacker offre opportunità più vaste? Assolutamente sì, c'è molta enfasi sul sistema di hacking e l'hacking va oltre il alzare il dissuasore o toccare i cosi, i semafori, per cui ci sono anche dei minigiochi di hacking, insomma è un po' più elaborato, finalmente. Dunque... si sa qualcosa di preciso sulla trama? È un futuro, diciamo, in cui Londra vive tra una forza di stampo dittatoriale e una forza di resistenza che cerca di impedire che la popolazione venga controllata. Ve l'ho fatta molto vaga, proprio per non raccontarvi i dettagli, perché insomma, è, per una volta sembra una storia veramente ben fatta e sono contento, perché potrebbe valere la pena di farci effettivamente una serie sopra quando sarà. Dunque, sarà meglio del primo e del secondo? Da quel che ho visto, caro Maurizio Ardimento, penso proprio di sì. Però, ai posteri l'ardua sentenza. Io dopo 3 ore di gioco posso dare impressioni sulla base della mia esperienza nel mondo del gaming e della mia esperienza con il brand specifico. Però più di quello, ragazzi, mi serviranno ovviamente molte più ore per valutarlo nel dettaglio. Per adesso l'impressione comunque è assolutamente positiva e non vedo l'ora di approfondire non appena ce ne sarà la possibilità. Però comunque, ragazzi, manca relativamente poco, 29 ottobre è dietro l'angolo, non faremo in tempo a veramente dire che caldo, che già sarà ottobre, per cui ragazzi, io ho risposto praticamente a tutte le domande che non si ripetevano e ne avete fatte tantissime. Grazie di cuore per aver partecipato a questo Falco Risponde così particolare. Avremo ovviamente occasione di approfondire ulteriormente l'argomento Watch Dogs Legion nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per cui restate sintonizzati e se avete ancora domande a cui non ho risposto nel video, fatele nei commenti e vi risponderò, insomma, nei limiti di quello che posso e so del prodotto fino a questo punto. Per il resto, ragazzi, grazie di cuore per tutto e noi ci vediamo alla prossima.